È polemica dopo la decisione del governatore De Luca di vietare l'attività d'asporto per bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. Il divieto va in controtendenza rispetto a quanto stabilito dal Premier Conte, che nel suo ultimo decreto ha dato il via libera, fardata dal 4 maggio, all'asporto e non soltanto alla consegna a domicilio. Una doccia fredda per gli esercenti costretti a fare dietro fronte a 48 ore dalla riapertura. Dopo il decreto nazionale che dava la possibilità di inserire anche l'asporto abbinato al domicilio, il governatore della regione Campania ieri sera alle ore 23, tramite un'ordinanza, ha dato il diniego. Voglio specificare che il governatore, dal giorno in cui il governo nazionale ha emesso il decreto per dare possibilità di asporto, ha fatto varie dirette dove l'argomento non l'ha proprio trattato. Quindi ritengo che c'è un errore grave di tempistica sulla comunicazione, perché ci sono migliaia di attività che si erano predisposte per la riapertura. Quindi io chiedo al governatore di valutare attentamente le azioni che si mettono in campo. Sulla questione asporto, chiedo al governatore di dare mandato ai sindaci di capire le esigenze, perché poi sono i sindaci che devono garantire la vigilanza e la sicurezza sui territori, e soprattutto deve dare mandato ai sindaci di capire se l'asporto è possibile o non è possibile su ogni territorio. Io su questo vorrei lanciare un ulteriore messaggio. Le ordinanze di chiusura sono state fatte in modo rapido e frettoloso per una questione sanitaria che al momento esiste e c'è, dobbiamo impararci a condividere e soprattutto dobbiamo avere la capacità di avere una grande responsabilità come l'abbiamo avuta fino ad oggi tutte le partite IVA, ma abbiamo anche l'obbligo di avere una prospettiva per il futuro e soprattutto dobbiamo avere la forza di programmare, perché se no si va al collasso totale.